La scorsa volta è andata molto male, oggi riuscirò a riscattarmi e magari vincere qualche partita. O meglio, le sfide 4 contro 4, perché le partite devo vincerle per forza, altrimenti non si va avanti. Quindi vorrei riuscire almeno a vincere le sfide 4 contro 4. Non ho controllato se Shadow ha il tiro, ma spero di sì. Non me la sto passando molto bene, no. Per niente. Però palla riesco a rubarla, quindi bene o male dovrei vincere, no? Guarda, la metto proprio più cosa che posso. Non è al volo il tiro, peccato. Peccato davvero. La para. Sciutto pochetto e via. Te pareva. Il vero problema è che il portiere ti ruba palla anche se non ti sta vicino. Un po' esagerata, secondo me, la situazione, Non posso vincere contro la squadra dei bambini, è impossibile. No, questa la perdo. Mitch Blackstone. Larry Pog. Medio, vabbè. Millie si chiama qua. Dharma. Riverside, ovviamente. Newman, Paul, Swallow, Close. E questi altri. Bah. Allora, è dritta ed è dentro la porta già virtualmente. Oh, mi sento realizzato, meglio di un orgasmo quasi. Un altro gol? Non è che era fuori gioco, no? Spero di no, spero, Se era fuori gioco sarei molto amareggiato. Gol. È grazie che facciamo i livelli e impariamo alcune tecniche. Sì, ti ringrazio, sì. Bene, ora partita contro la Occult, mettiamo Axel ovviamente in squadra e facciamo midfield block, non so ragazzi, dovrei decidermi bene a dare una formazione ma non ne ho altre in questo momento. Ok, formazione di Doraemon, ho la squadra un pochino più forte del normale, oltre il livello 20, alcuni 24, alcuni 17, Mark 19, l'ho dovuti allenare per forza perché sarebbe stato impossibile se no per me vincere. Loro sono a un livello più alto, vero? Andiamo a vedere. 30. Partiamo dal portiere che sta al 30. Tutti al 20, 22 abbiamo visto. 24, 28 Tasman, che è uno dei miei capitani preferiti. Infatti lo metterei in questa squadra. Lo recluto per metterlo nella formazione del Doraemon con cui poi andremo a sconfiggere tutti quanti gli altri cattivoni. Ecco, ora stiamo bene con Dragonfly davanti e iniziamo. Vai. Possiamo vincerla. Purtroppo si riduce sempre al livello con Inazuma Eleven. Sempre a un livello più alto. Più alto è il tuo livello, più possibilità hai di vincere. Ma partiamo subito malissimo perché la palla va in rimessa dal fondo per la squadra avversaria. Iniziamo. Dai. Cerchiamo di rubare palla. Le tecniche le abbiamo. Bene o male i giocatori imparano presto le tecniche, quindi non c'è problema. Possiamo farcela tranquillamente. Non lo so, la passiamo a Kevin. Kevin lo facciamo avanzare. Ah, qua c'è Axel. Se rubo palla. Grande! Timmy! Che bella rivelazione. Andata fuori, vero? Ho sentito un rimpallo, sì. Che belli i suoni di una Zoom Eleven. Sono molto fedeli alla vita vera. Ok. Dai, non sono molto tranquillo, non sono arrabbiato. Ti prego, non andare... Ok. Prendi la palla, Kevin, prendi la palla, Kevin, prendi la palla. Basta, stupendo per Axel Blades, che non è fuori gioco. Tornado di fuoco. Lì, let's go. Tornado di fuoco. È gol, giusto, non è fuori gioco. Se la palla va in porta, non è fuori gioco. Attenzione. Wormhole. Ah, ok. Gol. Pensavo parasse. Buonissimo. Cavoli. Però mo ci fanno gol loro. Guarda, si è trasformato il loro coach, vedi?
Poi ci fanno il blocco fantasma e ci fanno un gol escuopandoci, proprio distruggendoci tutto. Però ancora non lo fanno, boh. Coir Turn che perde contro Dark Whirlwind. Tornado oscuro, ciclone oscuro, un nome simile più o meno. Eccolo, va. Ah, è Ghost Rock. È bello che i nomi inglesi siano molto fedeli a quelli originali. Purtroppo velocizzo perché non posso farci nulla che mi fanno gol sti disgraziati. Che bisogna fa? Inizia il secondo tempo. Oh cavoli, ecco che rifanno la danza fantasma. Però adesso abbiamo un piano. Axel Blades ha escogitato un piano. Chiudere gli occhi per non farci ingannare, perché quei movimenti che fanno sono movimenti ipnotici. Quindi se noi non li guardiamo non veniamo ipnotizzati e non rimaniamo bloccati. Bene, ora toccherà a Kevin segnare comunque. Un po' per uno, deve sbloccare il Dragon Crash. In realtà il Dragon Crash l'ho sbloccato salendo di livello. Quindi sì, o lo impara in partita o salendo di livello. Uno dei due. Ci sono entrambi i metodi. Penso che l'abbiano fatto per chi effettivamente avesse voglia di giocare e livellare all'inverosimile prima delle partite. Cosa che ho dovuto fare perché sennò perdevo malamente. E sono comunque sottolevellato per gli avversari, specialmente per il portiere. Però prima ce l'ho fatta. Ok, passiamola in avanti. Kevin, è tua. Kevin, puoi farcela, Kevin. Io credo in te, Kevin. Ecco qua, la trottola Beyblade, vai. È dura. Però possiamo ancora recuperare. Kevin è ancora davanti. Se viene un pochino indietro, quel tanto che basta per non essere in fuorigioco. Ovviamente devo prendere palla prima. Mamma, che disastro. Che disastro. Oh, 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 Sam! Sam! Sam con Fake Bomber! Vai! Grande Sam! Fallo scoppiare! Sto beduino! Oh, oh, c'è Dragonfly sul pallone, però devo passarla. Purtroppo Kevin deve avanzare. Oh, oh, Kevin! 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 Ah, dai, non era fuori del tutto! È rimessa, o meglio, sì, è rimessa quando la palla va fuori del tutto. Allora sì. Kevin, puoi farcela, Kevin, puoi farcela. Oh, oh, il godo pazzo! Kevin, sei da solo, è da solo, è da solo. Tiro, eccolo qua. Mangiati questo! Il mio Dragon Crash! Ok, Kevin, scoppia di energia. Dragon Crash! Vai, fagli il culetto nero! Come ma... cosa? Ma è comparso Mask? Workspace... No. Ma come ha parato? Allora forse potremmo usare Axel. Cioè usare, fare gol con Axel. Facciamo un tiro combinato. Vieni con me Axel. Io tiro prima e poi dopo tiri tu. Ok, ok, allora mettiamoci d'accordo. Cerchiamo di rubare palla subito, prima che finisca il secondo tempo. E se rubo palla è fatta. Ci sta. Oh, il godalizio supremo! Portiere, magnati questo, mo! Stai zitto, coach! Dragon Tornado, ci vuole un nome, certo! Vai! Eccolo qua! Dragon Tornado! Uno dei tiri più belli di Inazuma Eleven, insieme alla Fenice. Vai, e ali di fuoco. Beccati questa, portier! Gol! Bene, ora dobbiamo solo resistere all'assalto della squadra avversaria e proteggerci. Oh, finalmente si è finito le tecniche questo. EPT, voglio dire. Ah, qua è TP in inglese? Beh, certo, sì. La ROM è inglese, certo. Che poi potevo metterla in italiano, ma non c'avevo lo sbatti di cambiare tutto quanto Oh. Peccato, volevo tirare ma non... Forse non era troppo dritto. Cioè era troppo dritto invece, non che non era troppo dritto. Vabbè dai, fa niente. Dicevo, potevo cambiare dialoghi ma non fa niente. Mi piace anche vedere i nomi inglesi che sono praticamente uguali a quelli giapponesi quasi. Tranne quando il nome c'è solo in giapponese. Tipo Cerchio d'Amore, che non so in italiano se si chiama Cerchio d'Amore, è come quella che fanno i Secret Service. Ah.
bello. Vittoria. Ora, è chiaro che non livellerò all'inverosimile per far fronte anche alle altre partite. La prossima partita la faccio con questi livelli, credo sia chiaro. Però 59 punti esperienza. Solo. Comunque sì, abbiamo fatto call con Kevin e con Axel, ora c'è il Dragon Tornado, quindi le prossime partite saranno un pochino più movimentate con le nuove tecniche. Nelly, ti è piaciuta la partita? Ora siamo una squadra a tutti gli effetti, vuoi ancora demolire il club? Ma che fa Wintersea? Professore, che sta facendo? Chi sta... Ah, sta chiamando qualcuno, sì, l'ha occulta perso. Va bene, capo. Come desidera, le leccherò le suole delle scarpe, ok? E ovviamente è Barbone che stava guardando. So che non è un barbone, è una battuta. Parliamo con me.